Chiudiamo oggi la settimana intensa dedicata alle Science, dedicata alle scuole medie del Canton Ticino, con un ospite d'eccezione. Ascolteremo Paolo Nespoli che ci racconterà le sue avventure nello spazio. È un piacere per me oggi essere qui a Lugano, invitato dalla IPSA, per parlare di sogni, parlare di spazio, parlare di scienza, parlare di tecnologia, parlare di cose impossibili che si riescono a fare. Di fatto io mi sento una persona normale, una persona magari che ha voluto fare qualcosa di anormale fuori dal mondo, ma che alla fine lo possono fare tutti quando ci si mette d'impegno, si costruiscono le basi, si lavora in team, non si demorde quando si fanno gli errori e anche le cose impossibili si possono fare. Oggi andando in orbita bassa terrestre, girando attorno alla Terra, ci sono due cose speciali che non si trovano da nessuna parte sulla Terra. Una è l'esperienza di essere in un posto dove non c'è più la gravità. E noi siamo cresciuti, ci siamo sviluppati come esseri umani, sei nato in un ambiente con la forza di gravità e quindi ti sei adattato, il corpo è fatto in modo da poter lavorare e vivere in questa situazione. Lì, nello spazio, sei improvvisamente un extraterrestre dove le cose normali non funzionano. Piano piano, quando impari a fare queste cose in questa situazione diversa, acquisisci una dimensione nuova, dove sostanzialmente non percepisci più la presenza del tuo corpo. Ci sono dei momenti dove sei coscienza pura e sono convinto che questo farà in modo che tutti in futuro vogliano provare ad andare nello spazio anche per sperimentare questa cosa, così come questa è la seconda cosa eccezionale nello spazio, è quella di poter guardare la Terra da lassù, da 400 chilometri. Noi siamo per terra, così vicini a terra che è come se fossimo in un museo e stessimo guardando un ritratto col naso appiccicato alla tela. Io ho visto una nave in viaggio nell'universo e poi ci siamo noi, esseri umani, che siamo così isolati nel nostro essere che se siamo in Svizzera pensiamo che la Svizzera conti e basta, se siamo in Italia lo stesso, ma se ci passi sopra a 28.000 km all'ora vedi che non c'è nessun confine e siamo tutti sulla stessa nave. Forse è bene che cominciamo a lavorare assieme per fare in modo di lasciare o fare in modo che questa nave continui questo viaggio nell'universo e continui nel modo migliore. Da genitore mi domando che cosa fare per invogliare i miei figli a cercare il loro futuro, a non fermarsi alle cose che vedono davanti a loro, al cercare di essere intraprendenti, a fare tutta una serie di cose fuori dal mondo e capisco oggi che il mio ruolo da genitore è quello di esporli la maggior numero di cose possibile. Poi saranno loro a decidere se fare il cuoco, il calciatore, lo scrittore, il poeta, il pianista, il barbiere, quello che vogliono. L'importante è che sia una cosa che sentono dentro. Questa attività della IPSA di portare sul territorio queste cose che sembrano eccezionali, farle diventare normali, è un'attività per quanto mi riguarda estremamente lodevole che dovrebbe essere fatta, la quale vorrei portare i miei figli per fargli vedere un po' quello che c'è attorno e lasciargli che poi loro colgano quello che vogliono. È stata una settimana molto piacevole che chiudiamo appunto con Paolo Nespoli, un altro scienziato che ci ha detto perché vale la pena diventare ingegneri e poi andare in giro per lo spazio, e a questo punto non mi resta che darvi appuntamento al prossimo Let's Science, al prossimo anno.